Eccoci, ciao. Oggi vi preparerò dei rocher di mousse di vitello con delle noci nel suo brodo di vitello e dei finocchi croccanti con delle noci caramellate. In precedenza io avevo preso questa carne di vitello che era contro filetto e noce di vitello. Prima avevo preparato un brodo di carota, zucchina, sedano, cipolla, salvia e bacche di ginepro. Poi ho preso la carne, l'ho sgrassata in padella con un filo d'olio, l'ho resa croccante, l'ho rosolata e poi l'ho messa dentro al brodo e gli ho dato circa 3-4 ore di cottura, adesso mezz'ora più, mezz'ora meno. Poi io ho preso il brodo di questa brasatura, l'ho filtrato. Allora, cominciamo con il finocchio. Oggi tra l'altro abbiamo Veronica che ci aiuta, grazie Veronica, gentilissima. E tagliamo il finocchio in questo modo, la mettiamo su una teglia, prendiamo un po' di zucchero e glielo mettiamo sopra. Mettiamo un filo d'olio, proprio un velo, un pochettino di sale e mettiamo in forno con il grill o salamandra, eccolo. E lo lasciamo in forno per circa 7-8 minuti. Comunque è sempre meglio controllare, perché prendiamo la carne, che è qua, che avevamo già preparato, con un po' della sua verdura, e cominciamo a tagliare la carne in questo modo, grossolanamente. Un po' di zucchina, un po' di carota. Prendiamo il suo contenitore, mettiamo all'interno il nostro vitello con la nostra verdura, useremo un pochino del suo brodo di cottura. Adesso faccio un po' di rumore, lo aggiustiamo anche di sale e zucchero. Adesso prendiamo un tovagliolo pulito, un canovaccio, insomma qualcosa di pulito. Io sto strizzando e sto togliendo l'acqua, i liquidi più che l'acqua, sto togliendo i liquidi di questa preparazione, di questo composto, perché la densità del rocher all'interno dovrà essere consistente, non liquida. Vedete come rimane? Prendiamo una bowl, gli mettiamo solo un filo d'olio. Adesso prendiamo una quantità di, chiamiamola mousse di vitello, facciamo la pallina e lo mettiamo qua. Prendiamo le nostre noci, con pazienza la batto a mano con un coltello, gli mettiamo un goccino d'olio in modo da bagnarle un po', che la noce resti attaccata. Perfetto, tutto pronto. Prendo il piatto e guardo solo se i finocchi sono pronti. Vediamo. Sì, grazie. Prendiamo il nostro brodo che era pronto, un pochino del suo concentrato che mi piace molto sia come colore che come sapore. Nel frattempo io mi munisco di due cose carine, che sono un germoglio di sedano e un germoglio di finocchio. Lo rimetto dentro, prendo i miei rocher e li metto nel piatto, prendo il brodo e glielo metto, prendo il mio finocchio croccante prendiamo un pochino di nocciola, di noci, chiedo scusa, un filo d'olio ed eccoci
i nostri rocher di vitello nel suo brodo di vitello con finocchio croccante. Grazie Veronica che ci ha dato una mano e ci vediamo presto per un'altra ricetta. Ciao a tutti.